grandi lavori che ha svolto la sovrintendenza, che ringrazio insieme all'università e agli uffici comunali, stanno emergendo veramente qualcosa di importante, degli aspetti che noi non conoscevamo, un patrimonio culturale artistico importante che racconta sicuramente la storia di questo borgo, ma la storia di Andorra, forse anche la storia di tutta la Liguria, perché qua ci sono passati i genovesi, sono passati i clavesana, per un periodo anche la famiglia Grimaldi, e credo che sia importante aprire, come ha scelto la sovrintendenza, questo borgo nella giornata europea del patrimonio culturale per raccontare quello che sta emergendo. Noi qui stiamo lavorando per portare a termine un progetto molto importante di rigenerazione urbana di Borgo Castello, un progetto che sapete vale 20 milioni di euro, ma nulla vieta poi di continuare ad apprezzare e a far risorgere, rinascere tutti quegli aspetti, tutti quei ruderi che vengono, come dire, fuori da questo terreno e che sicuramente contribuiranno ad arricchire la nostra proposta anche a livello turistico. Dobbiamo rispettare una tempistica che è quella data dall'Europa e per questo è importante mettere insieme, in un coordinamento che ci siamo fatti carico di portare avanti, tutti i soggetti che a vario titolo partecipano. Quindi la prefettura, quindi la regione, quindi la sovrintendenza, quindi tutte le imprese, ovviamente la direzione lavori, i partenariati, perché noi stiamo creando qui dei partenariati per gestire poi un domani questo borgo, la rigenerazione di questo borgo, la Fondazione Sgarbi Cavallini che curerà l'area culturale espositiva dentro il castello, eccetera. Insomma, un lavoro importante a cui prestiamo molto volentieri la nostra opera, perché questa opportunità per Andorra e per la Liguria è veramente eccezionale, non possiamo perderla. Sta riemergendo la storia dai rovi e dalla terra, una storia che parla di quotidiano, non è più solo la chiesa, il castello, ma sono le abitazioni della gente comune, come questa. Avevano una casa piuttosto ridotta, con un pavimento in terra battuta, che aveva due aperture che davano a un orto posteriore probabilmente di sostentamento, e avevano una cisterna. Lì c'è l'imbocco di una cisterna che assolveva alla grande problematica dell'acqua. Stiamo riportando alla luce, in tempi, vi assicuro, velocissimi per l'archeologia, tutti gli edifici che verranno interessati dal progetto di rigenerazione. Questo perché non si può progettare una cosa che non si conosce, e quindi lo scavo è la premessa fondamentale per acquisire la conoscenza su questi edifici, come erano fatti, quanto erano estesi, che caratteristiche avevano, per fare la progettazione futura in una chiave di conservazione massima dei resti che verranno portati alla luce. È emerso qualcosa che non vi aspettavate? Al momento devo dire di no, o meglio, l'edificio del corbaio ce lo aspettavamo abbastanza esteso, non ce lo aspettavamo così diversificato. Abbiamo portato alla luce ben 11 vani contenenti ambienti sia residenziali che ambienti artigianali, con macine forse dedicate al vino, all'olio, focolari, eccetera. Quella, devo dire, è stata una grande sorpresa.